Ben ritrovati qui sulle fonti TV, siamo pronti per una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo di una importante sentenza della Cassazione sugli interessi anti-usura e sugli effetti su banche e consumatori. Lo faremo grazie ai nostri ospiti, come al solito. Beh, restate qui con noi. Restate con noi. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata, affronteremo il tema dell'usura. Andremo a vedere quali sono gli strumenti che il legislatore ha messo in atto proprio per la lotta all'usura, ma guarderemo questo tema anche sotto un altro aspetto. Andremo a capire come viene affrontato questo tema in ambito bancario e quali sono gli strumenti che vengono messi in atto. Lo faremo oggi con i nostri ospiti in collegamento. Vado ad salutare l'avvocato Danilo Lombardo, founder dello studio legale Lombardo, ben arrivato. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a lei e saluto anche il dottor Davide Michele Chiarlo, Chief Compliance Officer Santander Consumer Bank. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Io inizierei dall'avvocato Lombardo. Ecco, dal punto di vista giurisprudenziale, quali sono i due orientamenti contrapposti che la Cassazione mette in evidenza nella sentenza anti-usura? Allora, diciamo che negli ultimi anni è tornato di gran moda il tema dell'usura che si è andato ad aggiungere ad altre tematiche che normalmente affollavano i tribunali e che riguardavano questioni legate all'anatocismo. Con la famosa sentenza 507 della Cassazione si è riaperto quindi un contenzioso sterminato che fortunatamente si spera è stato risolto con le sezioni unite dello scorso luglio, in cui la Cassazione ha preso definitivamente posizione su quello che è un tema assolutamente rimasto controverso nell'ambito tanto della giurisprudenza quanto degli operatori del diritto e che riguardava la riconducibilità anche agli interessi moratori della normativa anti-usura prevista dall'ordinamento italiano. Questo perché? Perché mentre era pacifico, è sempre stato pacifico chiaramente che le norme antiusura, quindi mi riferisco all'articolo 1815 del codice civile, mi riferisco all'articolo 644 del codice penale, mi riferisco alla successiva legge 108 del 96, si riferissero pacificamente alla pattuizione di interessi corrispettivi. Non era altrettanto pacifico, ed anzi era assolutamente dibattuto, se questa disciplina si potesse estendere anche agli interessi di mora. Sul tema vi erano due tesi contrapposte. Una, ovviamente, la riconducibilità degli interessi di mora alla normativa antiusura aveva delle implicazioni molto più stringenti e molto più severe, perché le conseguenze derivanti dalla usurarietà di un tasso sono certamente più rilevanti sul piano negoziale rispetto alle conseguenze che possono essere in generale previste dal codice civile. Quindi, come era diviso il campo? Era diviso tra i sostenitori di una tesi restrittiva, che quindi tendevano ad escludere l'interesse di mora dall'ambito di applicazione della normativa antiusura. E invece i sostenitori, i giuristi e forse anche la maggior parte della giurisprudenza che leggeva in maniera estensiva questa normativa andando a ricomprendere anche gli interessi di mora. Su cosa sostanzialmente si basavano queste due opposte tesi e su cosa poi vedremo la Cassazione ha definitivamente messo un punto. È La così. tesi restrittiva. Sì, mi dica. Dicevo, la tesi restrittiva faceva leva fondamentalmente su tre argomenti che potremmo ritenere decisivi. Innanzitutto un argomento letterale, quindi facendo riferimento espresso tanto all'articolo 1815 nel primo e nel secondo comma, quanto all'articolo 644 del codice penale, quanto alla successiva decreto-legge di interpretazione autentica. Si rilevava come
l'allocuzione degli interessi fosse ristretta solamente agli interessi promessi o offerti come corrispettivo. E quindi, sulla base di questo argomento letterale, poi ulteriormente suffragato anche nel 2008 in tema di commissione di massimo scoperto, anche in quel caso quindi si restringeva, diciamo, l'esame e la rilevanza di alcune voci soltanto laddove fossero il corrispettivo dell'erogazione del prestito, sulla base di questo argomento quindi si tendeva a escludere gli interessi di mora, in quanto gli interessi di mora, per loro stessa definizione, non rappresentano un corrispettivo, ma rappresentano, diciamo, una sanzione per l'inadempimento. Sempre i sostenitori, diciamo, della tesi restrittiva andavano poi a concentrarsi su un altro aspetto che ho appena detto da ultimo, ovvero sulla funzione che tanto gli interessi corrispettivi quanto gli interessi di mora assolvono in concreto nel nostro ordinamento. Da una parte vi sono gli interessi corrispettivi che rappresentano la remunerazione del costo del denaro e che si vanno ad inserire, diciamo, in un piano d'ammortamento, quindi in un progetto in cui il finanziatore conosce a monte l'importo non soltanto chiaramente della somma erogata in finanziamento, ma anche il corrispettivo che gli verrà riconosciuto per il finanziamento erogato. Dall'altra parte, gli interessi di mora assolvono a una funzione completamente diversa. Difatti, come dicevo poc'anzi, non rappresentano una remunerazione del capitale, ma intervengono in una fase patologica. Intervengono quando il debitore, se vogliamo, diciamo, circoscrivere adesso l'analisi a un rapporto di finanziamento, quindi ad un rapporto di mutuo, quando il mutuatario, venendo meno all'obbligo di pagare nei termini previsti una rata del mutuo, si trovava a dover risarcire il creditore, quindi nel caso specifico la banca, del ritardato pagamento. E quindi, sempre secondo questa corrente di pensiero, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, gli interessi di mora rappresentavano un risarcimento forfettario del danno. Ma vi è un altro argomento che militava anche in maniera, diciamo, abbastanza decisiva per l'esclusione degli interessi di mora dall'applicazione della disciplina delle norme antiusura. L'altro argomento era rappresentato dalla esclusione degli interessi di mora dalle voci di computo che trimestralmente i decreti ministeriali esaminavano per individuare il tasso effettivo globale medio, ovvero sia il costo praticato su piazza da parte di operatori finanziari nelle diverse operazioni di finanziamento. Questo chiaramente che cosa comportava e che cosa ha fatto pensare alla maggior parte degli operatori? Che ci fosse una volontà specifica di escludere gli interessi di mora da questa rilevazione trimestrale, quindi dal novero di quelle voci che invece trimestralmente dovevano essere rilevate per individuare il tasso effettivo globale medio, e che questa esclusione fosse giustificata da una volontà determinata di escludere le operazioni anomale da questo conteggio e quindi dalla volontà chiara di escludere anche l'interesse di mora dalla disciplina antiusura. Questo chiaramente che cosa determinava a conclusione di questa tesi? Che quando gli interessi di mora fossero considerati particolarmente elevati, il finanziato, il soggetto finanziato, poteva fare appello alle norme generali previste dal nostro codice civile, ovvero, poiché, come dicevo poc'anzi, l'interesse di mora
rappresentava un risarcimento predeterminato e forfettario di un inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, secondo questa corrente di pensiero, poteva essere per analogia assimilato alla clausola penale. Quindi il rimedio previsto dall'ordinamento per ipotesi siffatte era rappresentato dalla possibilità per il giudice di ridurre la clausola penale ex articolo 1384. Questa era la conclusione. Sì. Ecco, sì, avvocato Lombardo, io ovviamente poi dopo vorrei ritornare ad approfondire proprio questo argomento con un'altra domanda, certo, a seguito, anche per capire qual è, poi torneremo da lei, la differenza naturalmente quindi tra le due correnti opposte, quindi capire insomma come quale, diciamo, quale prevale tra le due. Però vorrei ritornarci tra un po', se lei è d'accordo, ecco, su questo argomento. Certo. Io faccio chiudere a quello che stava dicendo, in modo tale che poi vorrei fare anche una domanda al dottor Chiarlo, a fine di poter capire anche nell'ambito bancario come loro si stanno organizzando col tema dell'usura. Mi stava, quindi, certo, esatto, certo. Stava dicendo, se vuole chiudere le ultime battute in modo tale. Sì, da... no, conclusivamente la tesi restrittiva, quindi quella che tendeva ad escludere la mora dalla disciplina antiusura, predisponeva o immaginava come rimedio per il finanziato la possibilità di ridurre gli interessi ex articolo 1384, così come si riduce normalmente una clausola penale. Questo sostenevano i, diciamo, teorici della tesi restrittiva. La ringrazio. Io, come già anticipato poco prima, volevo, poi ritorneremo naturalmente da lei per appunto approfondire ancora una volta, diciamo, proprio queste due correnti, quindi fare proprio un punto, diciamo, della situazione. Volevo però passare al dottor Chiarlo, al quale appunto chiedo, ovviamente quando si parla di tema dell'usura è facile quindi collegarlo in qualche modo anche al settore bancario per capire più che altro come, soprattutto voi come istituzione bancaria, come vi muovete in questo campo e quali sono gli strumenti che mettete che utilizzate, insomma. Grazie. Il tema dell'usura è sicuramente un tema molto caro al sistema bancario. In ambito bancario e non solo, chiaramente il rispetto delle norme è un presupposto fondamentale per la creazione di valore nel medio e lungo periodo, e anche quindi la definizione di sistemi di controllo interno è lo strumento attraverso il quale poter generare valore e garantire una sana prudente gestione. È imprescindibile quindi che per un tema così delicato quale la disciplina sull'usura debba essere affrontato facendo ricorso a un approccio olistico basato sul rischio. Quindi prima di tutto definire quali sono le circostanze nelle quali potenzialmente si concretizza il reato e poi capire successivamente, individuare anche i processi e le aree aziendali nelle quali tali circostanze possono realizzarsi, appunto per cercare di individuare le azioni di mitigazione del rischio di commissione del reato. Prima ancora però di definire il sistema dei controlli interni in banca è assolutamente importante riconoscere l'importanza culturale che deve essere a tutti i livelli aziendali garantita nel rispetto della disciplina sull'usura. La diffusione di tale cultura deve avvenire sicuramente attraverso la definizione di un impianto normativo interno caratterizzato da regole chiare, formalizzate, per esempio nella determinazione delle condizioni finanziarie applicate alla clientela, nonché anche da processi che però limitino l'autonomia nell'applicazione delle condizioni finanziarie. Importante da ultimo anche la regola base, la segregazione dei compiti, la segregation of duty, cioè il fatto che coloro che determinano le condizioni finanziarie non siano gli stessi che poi propongono le stesse condizioni alla clientela. È evidente che una volta stabilito un impianto normativo interno, una volta che sono stabilite le procedure a cui bisogna adeguarsi, è importante stabilire un sistema di controllo interno che deve essere volto a verificare nel continuo che le politiche aziendali siano rispettate. Tendenzialmente ci possiamo affidare a verifiche ex ante, che sono volte a garantire che le condizioni finanziarie applicate alla clientela e che il processo di approvazione di tali condizioni siano basati sulle risultanze di tali controlli ex ante,
verifiche automatiche delle condizioni finanziarie applicate alla clientela, comparando le condizioni stesse con i tassi soglia stabiliti trimestralmente, e anche verifiche ex post, chiaramente con una periodicità più dilatata rispetto alle verifiche che ho detto sopra, però volte ad analizzare la produzione della banca e ad individuare eventuali anomalie e anche individuare eventuali miglioramenti nei processi aziendali. È altrettanto importante pensare alla gestione, al monitoraggio dei reclami anche ricevuti dalla clientela, che consentono di individuare i rischi potenziali e soprattutto consentono di comprendere proattivamente se il disegno dei processi aziendali e il sistema dei controlli interni è in grado di soddisfare le esigenze della clientela e di rispettare soprattutto la disciplina sull'usura. Permettetemi di aggiungere e chiudo anche che non possiamo non confrontarci con la realtà dei fatti e con la grande sfida che la digital transformation sta offrendo al sistema bancario, non soltanto italiano ma anche europeo. È chiaramente una sfida che coinvolge tutti i processi aziendali, dai processi di business ai processi di supporto e anche ai processi di controllo. Può essere pertanto utile, e dal mio punto di vista imprescindibile, rinnovare il sistema dei controlli interni, affidandoli sempre più ai grandi vantaggi offerti e più che altro promessi attualmente dall'intelligenza artificiale, che soprattutto nei casi in cui la tolleranza al rischio deve essere zero o perlomeno il più basso possibile, come nel caso dell'usura, consentono di supportare le attività di verifiche grazie alla grande capacità di elaborazione dei dati che hanno le intelligenze artificiali e anche di ampliare il perimetro delle verifiche, garantendo quindi un sistema di controllo real time, puntuale e nel continuo. La ringrazio, poi tornerò ancora una volta da lei per un'ultima appunto domanda di chiusura. Vorrei fare una domanda a testa, quindi ritornando dall'avvocato Lombardo, vi chiedo ovviamente per queste due ultime domande di essere molto molto concisi nelle risposte in quanto siamo agli sgoccioli della prima parte di doppio binario e poi naturalmente ci sarà la seconda parte. Avvocato Lombardo, restando nell'ambito della sentenza, come si è risolto il conflitto dei due orientamenti giurisprudenziali di cui stava citando prima? Allora sì, come dicevo, a quell'orientamento restrittivo si contrappone chiaramente un orientamento di segno completamente opposto che invece sconfessa tutte quelle argomentazioni e le supera, tendendo quindi ad estendere la disciplina antiusura anche agli interessi di mora con tutto quello che ne segue a cascata, e questo sulla base di vari presupposti. Il primo fra tutti, che non è vero che il dato letterale sia così inequivocabilmente chiaro nell'escludere gli interessi di mora dalla disciplina, così come non è vero che gli interessi di mora hanno una funzione diversa da quelli corrispettivi, ma entrambi hanno una funzione remunerativa, così come non diventa decisivo per poter escludere gli interessi di mora dall'ambito di applicazione della disciplina antiusura il fatto che gli stessi non vengano rilevati trimestralmente ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio. Sulla scorta di questi ragionamenti, sulla scorta quindi del superamento della tesi proposta da chi voleva escludere gli interessi di mora, questa corrente di pensiero, questi giuristi concludono invece per l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina con tutto ciò che concerne. Quindi, in particolar modo con l'applicazione dell'articolo, se parlo ovviamente sotto profilo civilistico, dell'articolo 1815 secondo comma, che letteralmente prevede che cosa? Che laddove vi siano degli interessi che superano la soglia di usura e che quindi nel caso di specie potrebbero essere anche moratori, non sono dovuti interessi e quindi il finanziato è tenuto a restituire semplicemente il capitale preso in prestito. Come si inserisce e che cosa stabilisce la Cassazione a sezioni unite? La Cassazione a sezioni unite, sul presupposto che io condivido di dover tutelare il finanziato, perché poi andando a guardare bene sia la tesi restrittiva e ancor più chiaramente la tesi estensiva, entrambe approntano una tutela per il finanziato. Sulla base di questo principio la Cassazione aderisce alla tesi estensiva, ritenendo, seppur ovviamente poi con delle conseguenze che potrebbero essere discutibili perché dà un colpo al cerchio e una alla botte, però in linea di principio
La Cassazione afferma che gli interessi di mora ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina antiusura. E questo chiaramente con tutto quello che comporta. E perché la Cassazione principalmente arriva a questa conclusione? Per approntare un sistema di garanzie maggiormente efficiente nei confronti del finanziato, non ritenendo che la riduzione ex articolo 1384 della penale potesse essere sufficiente a garantire nell'ambito di un'operazione di finanziamento il soggetto che riceveva il finanziamento. Quindi conclude per la completa estensione di tutto il corpo di norme previsto dall'ordinamento in materia di usura anche agli interessi di mora. E poi questo chiaramente avrà tutta una serie di conseguenze. Grazie. E dà una serie di conseguenze. Grazie, avvocato Lombardo. Io chiudo velocemente con un'ultimissima domanda al dottor Chiarlo, una risposta anche in questo caso molto veloce. Le chiedo appunto qual è la tutela a questo punto, visto che stiamo parlando naturalmente di usura, qual è la tutela, un po' anticipato anche prima, e la protezione del consumatore da parte vostro e anche da parte della banca, insomma, e più in generale chi è esposto al debito. Beh, diciamo che la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, come commentata dall'avvocato poco fa, è sicuramente un cambio di passo nella protezione del consumatore, perché ha il chiaro obiettivo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori rispetto invece ad una tutela che prima era magari esclusivamente individuale e solo a favore di coloro che potevano ottenere delle pronunce favorevoli nelle liti aventi ad oggetto la disciplina sull'usura. Dall'inizio del 2007-2008, cioè dall'inizio della crisi, gli strumenti a tutela del consumatore si sono moltiplicati, la regolamentazione, lo stesso sistema bancario ha individuato strumenti di tutela, come per esempio la disciplina sugli uffici reclami degli intermediari, oppure la disciplina sugli strumenti di risoluzione stragiudiziali delle controversie, per esempio in ambito bancario l'arbitro bancario finanziario. Però primo elemento di garanzia nella protezione del consumatore è senz'altro la trasparenza nel rapporto banca-cliente, non solo nel momento genetico, cioè nel momento in cui si instaura il rapporto con il cliente, ma anche chiaramente nel continuo. E in che modo? Attraverso una comunicazione che deve essere chiara, cioè in modo tale che il cliente possa comprendere quali sono le caratteristiche, quali sono i rischi dei prodotti bancari a cui si affaccia. E anche in questo caso, non vorrei ripetermi, ma la protezione del consumatore si basa su una forte cultura aziendale. Importanti pertanto la definizione di regole di condotta che devono essere distribuite alle reti di vendita che offrono i prodotti bancari, in modo tale che mitigano il rischio di un'offerta non allineata alle esigenze della clientela. La protezione del consumatore avviene anche con efficienti ed efficaci sistemi di processi di post-vendita. Sono processi che devono essere necessariamente più tailor-made, quindi più customer-centric, quindi più concentrati sul consumatore, volti a capire quali sono le esigenze del consumatore e volti chiaramente anche a soddisfarli. Come dicevo prima, la gestione efficiente anche dei reclami, e non dimentichiamo delle lamentele vocali, quanti clienti chiamano la banca per lamentare, per un'efficienza o comunque per chiedere chiarimenti, sono importanti, non necessariamente devono essere lamentele scritte, le lamentele che devono essere gestite da parte della banca. Da non dimenticare, e chiudo, che è importantissimo le iniziative che il settore bancario deve individuare per quanto riguarda l'educazione finanziaria dei consumatori, perché permette una maggiore comprensibilità dei prodotti bancari, anche una migliore programmazione per il consumatore e utilizzo delle proprie risorse personali e finanziarie. Chiaramente un aspetto importantissimo, specialmente in questo momento di forte disagio economico e anche sociale. Chiaramente purtroppo in Italia abbiamo solo il 30% degli individui dotato di alfabetizzazione finanziaria,
di conseguenza più alti livelli di cultura finanziaria dei cittadini, una loro maggiore consapevolezza nella gestione delle disponibilità, la capacità di pianificare le proprie risorse sicuramente offre una maggiore protezione del consumatore, aumenta la qualità delle relazioni tra la banca e il cliente ed è soprattutto un presidio di stabilità per le banche. È un impegno quindi che le banche devono assolutamente assumere con forte senso di responsabilità. La ringrazio, dottor Chiarlo, grazie ancora per essere stato qui con noi. Grazie. E grazie saluto a voi tutti. Anche ovviamente l'avvocato Danilo Lombardo, ringraziandolo per il collegamento nella prima parte di Doppio Binario. Io vi lascio con qualche minuto di pubblicità, però restate qui con noi in quanto tra poco inizierà la seconda parte di Doppio Binario. A tra poco. Ben ritrovati in studio ai nostri telespettatori per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare della sentenza antiusura della Cassazione, lo facciamo concentrandoci in particolare sulla ratio della decisione, insomma, della Suprema Corte e sulle conseguenze effettive che avrà su banche e consumatori, ma ci concentreremo anche su come si possono effettivamente contemperare i rischi e le tutele sia per la parte che è esposta al debito e che quindi richiede o necessita di un prestito o di un finanziamento, sia per l'istituto che lo eroga, quindi lato creditore. Lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento, l'avvocato Danilo Lombardo, founder dello studio buonasera. Legale Lombardo, buonasera e benvenuto anche da parte mia. Buonasera, grazie dell'invito. E dottor Fabrizio Negri, amministratore delegato di Cerved Rating Agency. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Buonasera. Chiaramente in collegamento. Ecco, io, avvocato Lombardo, parto da lei e le chiedo effettivamente qual è la ratio alla base della decisione della Suprema Corte. Prego. Allora, le sezioni unite diciamo che hanno, nell'affrontare la tematica circa la rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usura, sono partite da un presupposto, ovvero sia che la legge 108 del 96 era stata approvata con la precipua finalità di tutelare al massimo non soltanto il mercato, ma anche il soggetto finanziato. Quindi, partendo da questo presupposto e con questa finalità, hanno ritenuto che non potesse essere sufficiente tutelare il finanziato attraverso il meccanismo di cui gli articoli 1382 e 1384 del Codice Civile, che prevede una semplice riduzione degli interessi rimessa alla volontà di un giudice, e hanno ritenuto invece di estendere anche agli interessi di mora tutto l'impianto normativo predisposto dal legislatore per sanzionare i fenomeni di usura. Questo chiaramente porta con sé tutta una serie di problematiche anche di carattere pratico, perché se da un lato diciamo l'affermazione di principio è correttissima, poi dall'altro si devono individuare dei parametri oggettivi per poter capire quando un tasso di interesse, nel caso specifico il tasso di mora applicato dal soggetto finanziatore, sia effettivamente un tasso che supera la soglia. E che cosa comporta il superamento di questa soglia? Ora, il problema più grande, che era già stato oggetto di grande dibattito anche nelle corti di merito, era rappresentato dal fatto che trimestralmente nelle valutazioni che faceva il Ministero attraverso i decreti ministeriali, l'interesse di mora non fosse considerato quale voce di costo ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio, ma che invece venisse semplicemente rilevata la maggiorazione che tutti gli istituti di credito praticavano su piazza dell'interesse di mora rispetto all'interesse corrispettivo. Ebbene, la Cassazione, finalmente per noi operatori del diritto, ha finalmente stabilito che la soglia di usura a cui rapportare il tasso di mora è la soglia individuata per i tassi corrispettivi
maggiorata di 1,9 nel caso del mutuo, di 4 punti nel caso del leasing e di 3 punti nel caso degli altri prestiti. Quindi ha di fatto finalmente chiarito qual è il criterio per individuare la soglia e rispetto a quale parametro oggettivo il giudice, nel caso specifico, è tenuto a valutare la conformità della clausola. Ultimo aspetto, e poi chiudo il discorso, è quello legato alle conseguenze dell'eventuale verifica di un superamento della soglia. Nel caso di specie, l'articolo di riferimento è il 1815, secondo comma, che stabilisce che quando vi sia un fenomeno usurario non siano dovuti interessi. Questa era chiaramente un'interpretazione abbastanza contrastata in giurisprudenza. La Cassazione a sezioni unite che cosa ha detto? Sì, è vero, si applica l'articolo 1815 secondo comma, ma ne dobbiamo dare un'interpretazione conservativa, ovvero laddove si dovesse rilevare rispetto agli interessi di mora un superamento del tasso soglia, non è vero che non saranno dovuti interessi, ma non saranno dovuti quegli interessi di mora che saranno sostituiti dai minori interessi corrispettivi previsti in contratto, ove ovviamente leciti. Quindi di fatto ha dato una soluzione pratica anche a tutti quanti i consulenti per l'ipotesi in cui si dovesse rilevare un superamento della soglia di usura. Certo, quindi insomma dei chiarimenti molto importanti e vorrei allargare con lei, dottor Negri, il discorso per chiederle appunto com'è possibile contemperare rischi e tutele per la parte che richiede un finanziamento e per l'istituto che effettivamente lo eroga. Ricordiamo appunto che CERVED Rating Agency è un'agenzia di rating riconosciuta a livello europeo che emette rating sul credito e questo può essere un elemento informativo importante in questo senso. Prego. Grazie della domanda, grazie dell'invito. Sì, assolutamente, io sentivo con molto interesse quello che diceva l'avvocato. È chiaro che quando si entra in quella materia, diciamo, così complicata, no? Che state trattando dell'usura, poi è anche difficile un po' perdersi. È vero che, come lei stava suggerendo, uno delle funzioni, ecco, del rating del credito nello specifico è proprio quello di, se vuole, consentire al soggetto prenditore dei fondi, al soggetto che invece quei fondi li concede, di avere a riferimento una valutazione che è terza, una valutazione indipendente, una valutazione oggettiva. La nostra attività come agenzie di rating è, come noto, regolata da ESMA in ottemperanza a un regolamento che è il 1060 del 2009. Quindi chi, come noi, come CERVED Rating Agency, emette giudizi di rating, quindi giudizi sulla solvibilità creditizia, nel caso di specie di una impresa, lo può fare solo dopo aver dimostrato al regolatore europeo di avere tutte le caratteristiche e tutte, diciamo, l'organizzazione, tutti i presidi che sono necessari secondo il regolamento. E questo regolamento volto ad assicurare quello che dicevo prima, oggettività e indipendenza. Quindi il fatto di introdurre un elemento di terziarietà rispetto al negozio che si va, diciamo, a concretizzare, no? Tra il soggetto che prende i fondi e il soggetto che li eroga, evidentemente dal nostro punto di vista consente una discussione, come dire, più serena e più improntata a criteri di oggettività. Nella nostra attività, che ormai è un'attività di parecchi anni, siamo operativi dal 2014, abbiamo assegnato oltre 600 rating alle imprese italiane e in questo contesto spesso e volentieri ci siamo trovati con dei commenti da parte dei nostri clienti di soddisfazione rispetto al miglioramento del dialogo con il sistema bancario italiano. Certo, io, avvocato, torno da lei e le chiedo effettivamente poi quali saranno, no, le conseguenze di carattere pratico che ha questa sentenza, ricordiamo è della seconda metà di settembre, per cui molto recente, le conseguenze che avrà su banche e consumatori. Sicuramente, ponendo definitivamente la parola fine alla confusione che si era ingenerata fra gli operatori del diritto, si dovrebbe arrivare a una
minor litigiosità sul punto, che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni almeno della mia attività professionale dal lato della banca. Cioè la banca ha subito contenziosi innumerevoli, alcuni dei quali veramente peregrini, sostenendo tesi veramente bizzarre. E poi secondo me riporterà anche un po' di equilibrio, perché come vi dicevo poc'anzi, il fatto che comunque siano dovuti degli interessi anche quando dovesse per ipotesi essere rilevata l'usura non è un fatto per nulla da poco, perché va a porre di nuovo equilibrio in un mercato che rischiava di subire una distorsione, ovvero che chi era moroso e veniva riconosciuta l'usura si trovava a restituire il capitale, quindi semplicemente la sorte, senza pagare gli interessi, e invece chi diligentemente pagava nei termini le rate di un mutuo si trovava a dover pagare il capitale con gli interessi. La Cassazione ha detto, ha posto diciamo un punto a questa pratica che si stava diffondendo, per cui anche laddove, come dicevo, qualcuno, è molto raro, perché poi se andiamo a vedere è molto raro, ma quando anche si dovesse verificare che qualcuno paghi un interesse oltre usura, comunque sarà obbligato a pagare gli interessi corrispettivi. Certo, ecco, dottor Negri, io torno da lei e le chiedo appunto, anche attualizzando proprio il discorso alla richiesta di finanziamenti che stanno avvenendo e che sono avvenuti e che avverranno anche in futuro, visto il momento, da parte delle imprese, le chiedo se ci sono dei canali diciamo più sicuri, tra virgolette. Ma allora, diciamo, il fenomeno Covid che noi tutti stiamo subendo è un fenomeno che ha accelerato sostegni di tipo governativo, per cui le imprese hanno avuto recentemente accesso in, diciamo, modalità e soprattutto in dimensioni straordinarie a tutti i fondi, ad esempio penso a quelli del Medio Credito Centrale, quindi a fondi governativi che consentono una garanzia per il soggetto bancario che eroga il prestito e diciamo una facilitazione dell'accesso da parte delle imprese. Mi lasci dire però, tornando al rating del quale parlavamo sì, prima, che una grande opportunità per le imprese italiane potrebbe essere quella di attivarsi in un mondo, quello del mercato obbligazionario, che non è stato così tanto frequentato negli ultimi anni. Lei pensi che noi come Italia pesiamo l'11% del PIL europeo, il nostro mercato borsistico vale più o meno il 6%, il nostro mercato obbligazionario vale poco meno del 6%. Quindi se vogliamo vederla in positivo abbiamo 5 punti percentuali da recuperare rispetto alla dimensione del nostro paese. Cioè noi abbiamo un'industria e un comparto dei servizi che sono in grado di rappresentare più del 10% di quello che produce l'Europa, ma poi la finanza, quindi non le banche, la finanza, producono la metà di questo potenziale. Quindi ad esempio io auspico che le imprese possano avere accesso sempre più a strumenti di debito legati al mercato dei capitali, perché questo consentirebbe due cose, mi lasci dire. La prima, di avere un accesso alternativo, e quindi quando uno ha più opportunità evidentemente ha anche maggiore capacità di fare debito. Dall'altra parte consentirebbe di accedere a strumenti che hanno tempi, durate diverse dal tipico finanziamento bancario. Il finanziamento bancario, l'avvocato lo sa benissimo, è tipicamente uno strumento a breve termine, che poi venga reiterato nel tempo e che quindi si trasformi in uno strumento a medio e lungo termine, questa è una deviazione tipicamente italiana, ma quello è uno strumento a breve termine. Se io devo impiegare del denaro, investire del denaro per realizzare un'immobilizzazione che mi darà dei frutti fra 5 anni, forse uno strumento come il prestito obbligazionario è più adeguato. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, per gli importanti e interessanti spunti che ci avete dato, e ringrazio l'avvocato Danilo Lombardo, fondatore dello studio Legale Lombardo. Grazie di nuovo. E il dottor Fabrizio Negri, amministratore delegato di Cerved Rating Agency. Grazie per essere stato grazie con noi. Grazie. Grazie anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.
Thank you.